scrittore e le sue parole importanti che passano attraverso i libri per raccontare il mondo di oggi. Cristiano Godano è cantante, musicista, autore di testi e uno dei fondatori dei Marlene Kunz, la band di alternative rock che ha segnato la musica italiana. Cristiano, Marlene Kunz compiono 30 anni e tu festeggi con un libro. Nuotando nell'aria, dietro 35 canzoni di Marlene Kunz, una serie di riflessioni sulla creatività, tanti aneddoti. Come è nato questo racconto? Ci sono due antecedenti, uno è poco concreto e l'altro è molto concreto. Il poco concreto lo faccio coincidere con questa mia sorta di desiderio mai portato a termine, ma sempre rimasto un po' lì latente, di scrivere, creare un libro in cui praticamente io facessi una collezione di racconti, ognuno connesso a una canzone. Poi, 2 anni e mezzo fa circa, noi abbiamo celebrato il nostro secondo disco, i suoi 20 anni, ne abbiamo fatto un tour, il nostro disco si chiamava e si chiama tuttora Il Vile, e io a sostegno promozionale del tour, via web e via social, mi inventai i racconti del Vile. Quindi a puntate sul web uscivano ogni canzone proprio in rigoroso ordine di scaletta, venivano raccontate, però lì più che tirar fuori quindi creativamente un racconto a tutti gli effetti, mi sono un po' più ritrovato a fare una sorta di parafrasi molto poetica. Tu rifletti tanto nel libro sullo scrivere canzoni, sì. A un certo punto rifletti, no, sulla differenza tra la poesia e le canzoni, sì. Ci sono tanti tuoi fan che ti dicono ma tu sei un poeta, no? Anche sì. Per l'uso che fai delle parole, però non sono la stessa cosa. Dubito che sia facile imbattersi in un collega di quelli proprio bravi, di quelli più bravi di me, quindi ritenuti bravi dal punto di vista proprio poetico, no? Di quelli a cui si dice le tue canzoni dovrebbero essere insegnate a scuola insieme a quelle di Ungaretti, a quelle di Montale. Il nome di riferimento in genere per questo tipo di ragionamenti è De André. Però De Gregori, Guccini e Leonard Cohen e Bob Dylan, fra l'altro a Bob Dylan sappiamo tutti che è stato dato il Nobel. E dubito che questi cantanti, se gli si chiedesse ti senti un poeta, direbbero di sì. Direbbero in realtà tutti di no, perché hanno tutti perfetta consapevolezza soprattutto io credo esibirebbero quelle che sono chiaramente le differenze, soprattutto tecniche. Anche se io mi permetto di immaginare e di sostenere che ci sono degli aspetti della creatività di un cantante alto, di un creatore di testi di canzone che sono molto, non vedo perché non dovrebbero essere dei requisiti perfettamente poetici, tipici del vero poeta. Tu qui parli di 35 canzoni, di 3 album, scegline 3 a cui sei particolarmente legato, anche forse per la difficoltà che hai avuto nello scriverle oppure perché ti sono venute particolarmente facili. Allora, intanto se sono 3 ne scelgo una a album. Mi è piaciuto molto scrivere di Nuotando nell'aria. E spero di non deludere coloro che hanno amato moltissimo questa canzone, che è uno dei pezzi preferiti dal pubblico dei Marlene Kunz, perché tendo nella spiegazione a sminuire leggermente la donna. Cui sì, quello mi ha stupito, cioè non meritava tutto afflato. Questo no, secondo me no, ma ho sospetto e lei non lo sa. No, ma lei non sa neanche di essere lei, quindi va bene, posso dire qualsiasi cosa. Dal Vile scelgo Come stavamo ieri, perché anche lì c'è qualcosa di tenero nel racconto, perché vado a ricordare il me stesso quando andava al mare con sua madre, con mio fratello. Ad Albissola, brava, in provincia di Savona. Ci sono 2 o 3 passaggi poeticamente autobiografici, anche se io sono molto attento nel libro a non indulgere nell'autobiografia perché non era l'operazione che mi interessava. Da Ho ucciso paranoia scelgo Lamento dello sbronzo perché c'è una forte aderenza da parte mia alla compassione e all'empatia necessari per illustrare quell'immagine che nel testo, come ho detto prima, si prende poche parole e che io lì riesco un po' a tirar fuori un mini racconto. Dato che parli di mini racconto, ti faccio fare un gioco. Prendiamo Nuotando nell'aria, che è una delle tue canzoni più amate, come dicevi tu.
prova così a recitarla, se vuoi, perché poi parlando di figure poetiche, eccetera, questa canzone è piena di figure retoriche. Non sono sicuro che reciterò, però la declamo a mio modo. Pelle è la tua proprio quella che mi manca in certi momenti. E in questo momento è la tua pelle ciò che sento nuotando nell'aria. Odori dell'amore nella mente, dolente, tremante, ardente. Il cuore domanda cos'è che manca, perché si sente male, molto male, amando, amandoti ancora.